Allora, caro James, visto che sei diventato medico chirurgo, pazzesca questa cosa, che papà era preoccupato perché da quando sono ragazzina che Giucas dice mio figlio non studia, diventato medico, meno male che non studiava. Abbiamo creato per te, per raccontare il vostro rapporto, raccontare un po' la vostra storia di padre figlio, ma anche mamma figlio in realtà, perché so che tu la festa della mamma fai gli auguri a papà. Sempre, sì. Ma davvero? Sì. Vabbè, mi ha cresciuto lui, lo sai perfettamente, quindi ho avuto sempre questo, come dire, pensiero di fargli gli auguri il giorno della mamma. E allora abbiamo creato il dizionario di anatomia per voi, che ricorda anche un po' un libro tipo in stile Harry Potter. Lo apriamo e vediamo qual è la prima parola da analizzare. Prego, lo apriamo, lo si sfoglia. E arriva il cuore, organo muscolare che costituisce il centro motore dell'apparato circolatorio. Dove lo vedi? Io non vedo nulla. Come non lo vedi? È lì! È lì davanti a te, Giucas! Ah, sì, sì, sì. James? Sì. Guarda, sta ovunque, vedi? Lì, lì è il cuore. Beh, sì, diciamo che questo è l'organo degli organi principali, insomma, del nostro corpo. E sicuramente penso che se devo pensare a una persona, penso a mio padre, perché è stato sempre vicino a me nella mia vita, e devo dire che grazie a lui sono arrivato a fare tantissime cose. Cioè mi ha proprio inculcato il sacrificio, le cose, anche indirettamente, non proprio direttamente. E noi abbiamo un filmato dove, insomma, ci sei tu col tuo papà. Sentite cosa disse James. Allora, Jess, ma com'è papà Giucas? Vieni qui con me, va, che adesso ti devo far dire un po' di cosette. Un papà molto, diciamo, molto bravo, che mi permette molte cose. Il mio motorino non me lo vuole fare, quello perché si spaventa. Scordalo quello. Vieni qui, Jess. Senti, Giucas, tu sei molto severo, o meglio, no, giustamente è un ragazzetto, insomma. Sono molto apprensivo. Papà è fantastico. È la persona più dolce di questo mondo, la persona più brava e più buona di questo mondo. Infatti sottolineo sempre il fatto che lui mi ha cresciuto da solo, perché mi inorgoglisce dire questa cosa. Infatti lui sempre sottolinea che la sua vera magia, la magia più importante, sono stato io. James nell'intervista ha detto io ho apprezzato perché vedeva i sacrifici, tu facevi gli spettacoli fino a tardi, facevi tutto per tornare a casa da lui, magari rinunciando a qualcosa. Forse, no, rinunciando no, guarda, mi dava più carica, io andavo a lavorare anche quando andavo in televisione, io subito ero sempre presente a casa. Mi ha dato forse, secondo me, questi 18 anni una grande energia. Che cosa sogni tu per James? I suoi sogni sono che vuole diventare un grande chirurgo e io ce la metterò tutta perché si realizza questo sogno. Bisogna studiare, James. Bisogna studiare, James! Devo dire che mio padre mi fa una pessima pubblicità perché tanti pazienti mi dicono, ma io quando vedo suo padre, insomma, in televisione, perché sono molto orgoglioso, insomma, di questa cosa, non nascondo per niente, se no non sarei neanche venuto, lo sai, a parte sono venuto per te. Sei venuto per me, James? Andiamo, dai! Però lui, cioè, questa storia l'ha detta talmente tante volte che mi fa passare proprio per una capra, presente quello, cioè, non lo so, poi dice improvvisamente come se avesse trovato la luce divina, capito? Si è laureato, capito? Devo dire però che lui è stato molto bravo, perché poi, adesso te lo dico da padre... A un certo padre, punto non studiavi, oppure hai sempre studiato e lui... No, studiavo il necessario, io penso che già a 12-13 anni, già avevo letto tutti i libri di anatomia. Io ero innamorato, cioè ero impazzito. Ma non ce l'ha mai detto papà. Però, infatti lui dice quello che vuole lui, capito? E allora... No, Alessia, però... è un rapporto... Però devo dire che mamma figlio, sì, questo, vero, in questo è veramente molto mamma figlio. Sì, che si becchettano, però sì, alla fine si vogliono un bene dell'anno. Ma tu e tuo figlio dici studia? No, però devo dire è la parola che più dico, studia il necessario, necessario per passare quella cosa, insomma. Vabbè, andiamo alla prossima parola. Dal cuore si passa dal nostro dizionario di anatomia. Vedi, in onore a tuo figlio un medico chirurgo. Anatomia. Ci fermiamo al fegato. Quando qualcuno, insomma, è coraggioso, no? Noi diciamo c'ha fegato. E Giucas, insomma, di fegato ne ha avuto, anche perché tutte le esibizioni in diretta, TV, non erano proprio facili. Certo. E non a caso poi molti pensavano anche che fossero tutte esibizioni un po' farlocche. Infatti, James, ti arrabbiavi quando dicevano che tuo papà era un cialtrone. Io a scuola ero un disastro, perché ero talmente attaccato, quando ero piccolo, ero talmente attaccato a lui, che a scuola dicono questa cosa, no? Dice, ma tanto tuo padre è sempre così, insomma, fa sempre cose, non sono vere, quindi è inutile che ti preoccupi.
E quando c'è questi esperimenti ero terrorizzato, mi devi credere seriamente, cioè te lo dico da adesso con la consapevolezza di un medico, ti dico che quello che faceva lui era fuori di testa, capito? Veramente, cioè lui rischiava la vita ogni volta che faceva questi esperimenti. Ma tu da medico, quindi da uomo di scienza, come te lo spieghi? Penso che lui innanzitutto abbia una dote, come dire, è nato con questa dote, cioè lui mi dice sempre questo, no? La dote che lui ha avuto, penso, tramite la madre, insomma, poi ognuno di noi... Quindi è anche vero quello che ci dice sempre, no? Assolutamente, della questo sì. Come no? Guarda, sul suo lavoro penso che sia il numero uno, quindi... Ne vogliamo dico... vedere l'esibizione di papà. Sì, sì. Bravo, di fretta. Giuca Scasella! Fatto, bravo! Guardate, lui si sta cercando di concentrare le palline. Era un esperimento di autoipnosi, mi renderò insensibile e mi rigidirò in stato catalettico e poi mi metteranno su un ponte. E poi io pregherei gentilmente le signore di salire. Praticamente lo surgeliamo. Ecco, partono in questo momento i 10 minuti. È finito. Finito, finito. E Giucas è ancora qui. In questo esperimento, difatti, prevarrà la sua capacità di autocontrollo sulle funzioni principali, quindi sul respiro, sulla frequenza cardiaca e sulla capacità di resistere senza una grande scorta di ossigeno. Un applauso dallo studio, respira, sì. La tenerezza di papà e figlio, mano nella mano. Tenete, tenete. Apriamo di nuovo il nostro dizionario. Cuore, fegato. Mamma mia. Cosa c'è? Occhio. Perché occhio? Perché se da una parte serviva proprio questo coraggio, no? Da parte di Giucas, dall'altra parte però James, occhio a controllare che il papà tornasse a casa sano e salvo e anche a guardare le reazioni del pubblico, perché poi ti agitavano più, James, quando eri ragazzino, le esibizioni di papà con i personaggi famosi o con il pubblico, sinceramente? No, con il pubblico, perché quando magari stava, che ne so, in un ambiente, tra virgolette, protetto, no? Tipo quello che può essere uno studio, è diverso. Invece in una piazza dove c'è tante persone, capito? Io ero sempre stato molto affascinato da questa cosa, anche quando l'accompagnavo. L'accompagnavi tu a un certo sempre, punto, no? Sempre, con sì, la macchina sì. di papà. Anche con la macchina mia. Ah, vabbè. Vabbè, si fa questo ed altro. Poi, insomma, ci sarà stato sicuramente una ricompensa, un rimborso. Penso mai. Io ho sempre messo la benzina io. E probabilmente mi ha offerto qualche volta il caffè all'autogrill. Spesso diceva che non c'era soldi, quindi è presto. Quindi pagavi tu? Ma sempre. Guarda. Cioè, che mi stai dicendo? Che papà è un po' braccino. Braccino sono io. Vabbè, certo. Molto. Molto brava, mai, esattamente. Alterata. Beh, questa cosa è stupenda. Non ho capito nulla. Forse qualche volta è stato costretto perché cioè, stavo lì a riserva, quindi devo dire, guarda papà, devi mettere la benzina perché sennò non ci arriviamo. Dice, ma tu non ce l'hai i soldi, ho fatto male, il portafoglio l'ho scordato a casa. Quindi a volte era costretto a mettere la benzina. No, scherzo, è stato sempre generoso. Però su questo, quando andavo a lavorare, insomma, siccome lui si concentra molto, e questo è vero... Non c'ho mai soldi. Non porto i soldi. Esatto, capito? Perché ora soldi... qualcuno direbbe, ma perché James lavorava da sempre? Io? I soldi che avevi in tasca di chi erano? Sempre di papà. Vediamo l'esibizione con i personaggi famosi. Ah. Che devo fare con Simona, pertanto ti prego vivamente di collaborare. Tre. Perfetto. Una statua! Vediti. Abbandonati. Tre. Apri gli occhi, perfetto. Steve.
Ehi. Abbandonati tranquillamente. Tranquilla. Tranquilla. Non perdere l'equilibrio, non farai fatica. Alzami questa gamba, rigida lentamente. Ancora, ancora, stop. Comincerai a sentire il prurito, perché il tuo corpo è pieno di pidocchi. È pieno di pidocchi, è pieno di pidocchi. Ti cazzo sempre di più, sempre di più, sempre di più. Sempre di più, la scappa dappertutto, sempre di più. Sempre di più, dappertutto, dappertutto, dappertutto. Dappertutto, dappertutto, dappertutto. La giacca, togli la giacca velocemente, velocemente. Ah, ti dà fastidio, sempre di più. Stop, stop. Quanto l'ho combinato. Ma Gioglio che si mette male nei capelli, forse. Cioè, diciamo che è più semplice fare il testimone di nozze, perché la cosa che ha fatto scalpore, insomma, è stato quando Francesca Cipriani si è sposata. Sì. E ci doveva essere come testimone di nozze Alfonso Signorini, ma si sta, invece Alfonso è stato sostituito da Giucas Casella. Questa cosa ha fatto, no, tutti quanti, e noi ne abbiamo parlato sia, sì, sia io con te, ma anche con Francesca. Sì. Ecco, com'è stato quel matrimonio? Il matrimonio va avanti, no? Certo. Perché il testimone è una grande responsabilità. Come tu, no? Giucas, nel frattempo? No, io sono... Sei single? No, no, che single? No, sì, sono super accompagnato. Cioè, non sposati, ma è come se fossimo sposati. Anzi, a breve mi sa che... Si devono sposare, sì, si sì, devono sposare. Ci dobbiamo sposare, guardi, ha detto, ragazzi. Guarda, se mio padre paga tutto il matrimonio, mi sposo. Lo pago. Qui davanti. Lo pago, paghi? Attenzione! Dillo in camera, lo paghi? Pago il... tutto, faccio tutto, la festa, le cose, tutto. Poi sai tutto. Che ho due figli, quindi una persona... Sì, davvero? Sì, certo. Vai, vai, spendi. Sì, sì. Vai, 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 che ti ridà tutti i soldi del carburante. Subito. Senti, e questo matrimonio, quindi, ti è piaciuto? Perché noi abbiamo chiesto a Francesca di dirti qualcosa. Sei in rapporto con Francesca o no? Sì, certo. Ah, sì, va sì, bene. Sì, sì. No, no, ti vedo titubante. No, no, siamo, come no, io l'adoro a lei. È stupenda. Guarda lì. E non c'è il play? E non c'è il play? Non va? Che succede? Vuoi dire qualcosa? Play? Play? Ciao Caterina! Ma sei live! Un abbraccio grande grande a te e a tutti gli amici della Volta Buona. Questo è un video messaggio per Giucas Casella, il mio grandissimo amico Giuchi! Giucas, tu già sai che sei nel mio cuore, io ti voglio tanto tanto bene. Noi ci siamo conosciuti all'interno di un reality, ma la nostra amicizia è proseguita anche al di fuori, dai riflettori, quindi nella vita quotidiana. Tu hai un posto speciale nel mio cuore, sei un mio grandissimo amico, infatti sei stato anche il testimone di nozze del giorno più importante della mia vita, del mio matrimonio. E tante vicissitudini ci hanno legato, ad esempio quando io ti ho rotto una costola, quando tu mi hai tagliato i capelli, a mia insaputa, poi ci siamo rincorsi fino a sentirci male. E quindi veramente io ti voglio tanto tanto bene, ma te lo dico davvero con tutto il cuore. Spero di vederti presto, perché viviamo in due città diverse, ma ci sentiamo telefonicamente, ci seguiamo sempre sui social, ma dobbiamo frequentarci ancora di più. Mi manchi tanto, bene, ti voglio bene, spero di vederti presto. Saluta Valeria, James, il tuo nipotino e la tua bellissima cagnolina Nina. Che tipa, Francesca! Grazie, grazie. Incredibile. Mamma mia, un esperimento pazzesco. Che succede? Perché è rimasta così alla Cipriani? Dov'è? È così il filmato? Ragazzi, togliamo il filmato. Ma che cosa è successo? Come è rimasto? Giucas, svegliala, scusa, in questo filmato che ha mandato è rimasta ipnotizzata da quando me l'ha mandato. Di, quando lo dici tu le si muove. Francesca? Conterò da 1 fino a 3, al numero 3 ti troverai normale per prima. 1, 2, 3, fegati! Sono viva, ragazzi! Ragazzi, non era un videomessaggio, è in diretta da Oscar. Casa sua, Francesca! Ciao, sono Francesca! Sono qui! Francesca! E allora, Francesca, resta lì, per favore, faremo un esperimento con... James, tu no, perché il medico, chirurgo, devi tornare sano e salvo a casa. Lo facciamo con la Cipriani, Alessia Merz, Marione, sei qui, non te la scansi, e Fabrizio D'Alessio. Fa, se volete voi, fatelo anche voi. Allora venite, raggiungeteci. Ma per favore. Non dal supermercato. Vai, andate qui. Intanto però ho dei cartelli. Prego, prendete posto qui al centro. Sì.
Mentre lo fate ho dei cartelli qui importanti. Beh, poi non dite che non ve l'ho detto, eh. Ci sediamo? Primo, no. Questa cosa non fatelo a casa. Bene, okay. Secondo, la Cipriani. Sì, sì. Sì. L'unica casa. Ecco. L'unica casa. Prego, Giucas, a te il palco. Allora, lascia tutte le mani così, sulla così. Fronte, grazie. Io vi guardo qui, Si devono alzare? Bene. No, 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 così. Devono bene. Stare seduti. Sì. Vai, Francesca. Le mani così, tutti così. No, no, tutti. Il pubblico no, solo le persone qui. Se il pubblico vuole... Il pubblico bene. No. Allora, voi... No, voi sì. Tutti, tutti. Anche c'è là sopra. C'è una nuova bene, normativa tutti. Rai, mi dice. Ascoltate, Marina stringete Morbiducci bene le vostre mani. Non possono stringetele farlo. Bene, ancora. Le vostre mani si legano. Si saldano. Si saldano sempre di più. Si legano sempre di più. Io conterò da uno fino a tre. Al numero tre, chi sentirà le nostre mani legate, le lascia legate. Si saldano. Si saldano sempre di più. Si legano. Si legano sempre di più. Uno. Due. Ascoltatemi attentamente. Chi sentirà le sue legate, di lasciarle legate, di non sforzarle, penserò io a slegarle, anche a distanza. Si legano sempre di più, si saldano sempre di più, tre. Adesso chi sentirà le sue legate, le lasci legate, si alzi dal posto. Sono legate? Sì o no? Sì, 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 sì. Si possono tagliare sì o no? A chi lo dice? Daniele e a Filomena. Daniele e Filomena. No? Non riesce. Non ci tu, riesce? Daniela? Io sì. Allora, si lega lì. Ok, Filo sì, meno male. Daniele no. Daniele, Daniele no. Vieni, vieni, vieni. Ma quello suona, ci servono le mani. Aspetta. Era meglio Filomena, ragazzi. Cioè, che canta. No? Stai, ragazzi. Eh? Io sono ancora ferma alle lacrime della non Cipriani. Non sento più la circolazione sanguigna. Stai tranquilla. Allora, la domanda mia diritto è questa. Aspettate sulla Cipriani, per favore. Datemi la telecamera. Datemi la telecamera, scusate. Inquadratemi. Scusa, Francesca, stai facendo finta? Francesca, non ci mandare in giro. No, Caterina, mi si sono appiccicate. Non sento più il sangue, però. Oddio. Allora. Giucas, siamo in circolare. Oddio. No, dici la verità. Sono veramente legate. Sono veramente legate. Se la bocca di. Marione, domani è un concerto. Ma io domani con lui, se ce l'hai legato o no, se ci prendi in giro. Allora, se... Marione, sì o l'assistente. No? Ce l'hai davvero legate, ce l'ho davvero sì o no? Legate, giuro. Io davvero... tocco le tue mani e si slegano. Ah, lei come ce l'hai? Legate. Io tocco le tue mani e si slegano. Aiuto. Sì, Aspetta, siamo su Alessia Merz. Alessia. E a me? E a Spiet. Ascoltami, guardami, Alessia. Adessia. Libera, libera, Giucas. Ti prego. Io tocco la tua gola. No, 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 che fai? No, no, dai, Giucas. No, Giucas, dai. E non potrai parlare. Parlerai solamente quando lo dico io. No, Alessia Merz, sono sei mesi che voglio che parli qui in studio. Adesso io tocco la tua gola e guiderai. Francesca! No, no, aspetta, no, Giucas, 60 secondi, oddio, no. Erminio, deve essere qui. Francesca, 60 secondi, devi aspettare così. Devi aspettare così, 60 secondi. Un attimo. Aspetta! Golden Minute, ragazzi, 60 secondi, sui che social, vai fare? Con la diretta social. Vai con la diretta social, 60 secondi.